sistemi, anche il tempo di ricominciare ad allenarsi, che è già subito ora di pensare al campionato. C'è questa trasferta in casa del Modena, che era molto difficile sulla carta. Oggi è difficile perché loro hanno attraversato un momento negativo, però sono una squadra composta da giocatori che per questa categoria hanno valori. Quando le squadre sono fatte di buoni giocatori, la grande partita la possono sempre tirare fuori da un giorno all'altro. Quindi poi in questo momento saranno sicuramente una squadra di grande determinazione per risolvere i loro problemi, e quindi si troverà una partita di grande difficoltà, però questo è un campionato fatto così, cioè, partite semplici in questo campionato non ci sono, e quindi bisogna avere la consapevolezza che tutte le partite presentano dei coefficienti di difficoltà elevati. Senti mister, andiamo subito alla nota dolente di questa settimana. Non sarà una settimana facile, c'era grande paura per la convocazione nazionale. Pensiamo però a questa partita, perché tanto poi è inutile disperdere energie davanti a una partita pensando alla prossima. Sicuramente o chi ha fatto il calendario non sapeva c'era la nazionale, o chi ha fatto le convocazioni non sapeva che la Serie B faceva 4 partite in 12 giornate. Tanti altri discorsi non si possono fare, però in questo momento pensiamo alla partita di domani, perché insomma buttare via energie per la prossima mi sembra inappropriato. Comunque visto, intanto per avere un quadro preciso, Isai è con l'Albania, però dovrebbe rientrare con il Bari, mentre Regine e Saponara ci saranno domani, però mancheranno con il Bari. Questo è un po' il quadro. Io che Isai rientro il Bari non ho avuto comunicazione. Addirittura mi sembra la convocazione per dai 18 e 27, 26, 27. Quindi se poi lo utilizzano per la prima partita e lo rimandano per la seconda e non gli fanno fare la seconda della nazionale, questo se è un accordo tra la società e la federazione albanese non lo so. Tornando al discorso Modena, insomma hai poche possibilità di fare cambiamenti, quindi sarà, insomma, chiederai uno sforzo in più a qualche giocatore, insomma è comunque una gara che capita 3 giorni dalla sfida con il Lanciano, quindi bisognerà stringere i denti anche da questo punto di vista, immaginiamo. Sì, solitamente in queste situazioni la partita delicata è la terza, in questo caso sarà ancora di più la quarta, perché visto ci hanno messo 4 partite in 12 giorni e sarà molto delicata anche la quarta. Quella di domani da questo punto di vista mi preoccupa un po' meno, solitamente la seconda partita verrà servita abbastanza bene dai giocatori, quindi la partita di domani grandissime preoccupazioni non ci dovrebbero essere, però è chiaro che siamo in una fase importante della stagione e noi siamo in un momento in cui i giocatori in piena efficienza sono rimasti abbastanza buoni. Comunque, visto il fatto di essere arrivati a 50 punti, può dare qualcosa in più anche ai giocatori? Magari la consapevolezza di aver raggiunto, comunque quasi raggiunto, possiamo dire, raggiunto l'obiettivo minimo stagionale, insomma, potrebbe dare qualcosina in più, potrebbe liberare un po', oppure temi che questo abbia portato? Io penso che questo sia un gruppo che da 4 mesi sta dando tutto quello che ha. Sono convintissimo che continuerà a farlo. L'unica domanda è quanto c'ha questo gruppo e quanto gli è rimasto a questo gruppo, perché sul fatto che questo gruppo possa dare di più, secondo me è difficile, perché secondo me sta dando tutto. Sul fatto che possa perdere motivazioni, secondo me è difficile, perché ormai da 4 mesi è un gruppo ha dimostrato di sapere mantenere una grande determinazione e grande motivazione. Quindi io sono sicuro che questo gruppo darà da qui alla fine 100% di quello che c'ha. Poi si può discutere su quanto c'ha, su quanto gli è rimasto, se c'è ancora da spendere o no. Io penso di sì e spero di sì. Potranno essere decisive le prossime 3 partite, non decisive ma comunque molto importanti le prossime 3 partite in particolare, per capire quante possibilità, alla luce anche di quello che hai appena detto, quante possibilità davvero ha questa squadra di lottare per i playoff fino in fondo. Secondo me questa squadra deve giocare con una leggerezza di testa enorme in questo momento, anche perché è la condizione mentale più saldice a questa squadra.
deve pensare a playoff, non deve pensare a niente, deve andare dentro partita dopo partita, non deve sentire la responsabilità di tenere in vita playoff, perché questa responsabilità la deve sentire le squadre che hanno un budget 10-5 volte il nostro, e se loro non ce la fanno sarà un problema loro. Noi bisogna giocare con grande leggerezza di testa, che non vuol dire non avere motivazione, non avere determinazione, vuol dire solo avere la testa libera, perché questa è una squadra che quando c'è la testa libera rende al meglio. Tornando alla gara col Modena, quale sarà l'aspetto da tenere in maggiore considerazione? Cioè quello, la cosa che bisognerà assolutamente evitare, dove invece si può far male a Catanini? Cosa da tenere in grande considerazione è che loro sono una buona squadra, sono una squadra formata da giocatori forti per questa categoria, e quindi non ci deve ingannare un periodo negativo, perché quando i giocatori sono bravi prima o poi rialza la testa. Quindi bisogna andarci con la giusta umiltà, perché affrontiamo una squadra forte. Poi vediamo un attimo in campo se sarà possibile prendere in mano la partita o meno. Te l'ho detto, ora dire in questo momento, poi loro sanno che nel momento in cui possono avere grande determinazione, grande cattiveria agonistica, perché mi sembra che insomma, l'ambiente richieda a questa squadra una prestazione di grande vigore. Quindi sono tutti aspetti che ci possono far diventare più difficile la partita, è abbastanza evidente, però noi bisogna andare per la nostra strada e avere grandissimo rispetto di una squadra forte e andare lì a cercare di imporre la nostra partita, come abbiamo sempre cercato di fare su tutti i campi, poi a volte ci siamo riusciti, a volte no. Senti mister, abbiamo visto Tonelli che adesso si è allenato in gruppo anche nei giorni scorsi, si è allenato in gruppo anche oggi, potrebbe essere disponibile per la panchina domani oppure pensi che abbia bisogno ancora di qualche giorno? E poi volevo chiedere anche un commento su Coralli, cioè come lo vedi, se può essere anche lui una soluzione in attacco a breve, a brevissimo termine, o se invece ha bisogno ancora di qualche tempo. Tonelli, Michaliz sono tutti casoli, sono tutti giocatori dal punto di vista clinico, sono guariti. Poi è chiaro che dal punto di vista dell'efficienza sportiva agonistica può essere un discorso leggermente diverso. Io intanto ho deciso di portarli con noi tutti e tre, e poi domattina ci rialleniamo e parleremo anche con i ragazzi e tutti insieme decideremo se è il caso di venire in panchina o meno. Coralli sta facendo dei passi in avanti, se devo fare una valutazione globale, però rispetto agli altri lo vedo ancora dietro. Mister, magari non è una prerogativa tua per la partita di domani, però con la salvezza in tasca, che insomma si spera praticamente fatta, si parlerà anche magari di un probabile rinnovo, insomma. Ma io oggi ho parlato al direttore, ho detto la prossima settimana si dovrebbe cominciare un discorso, poi vediamo la prossima settimana, però sinceramente a 24 ore da una partita questi sono discorsi, non ho detto al direttore parliamo la prossima settimana, perché io non ho la testa assolutamente per parlare di certe cose in questo momento. Però la tua esperienza, insomma, voglio dire, un bilancio di questi mesi, insomma, sei contento visto come stanno andando le cose? Sono contento, però siccome il campionato non è ancora finito sono ancora in tensione, cioè è normale, sono contento di aver stato fatto, però il mio obiettivo in questo momento è continuare a farlo. Quindi se ti vuoi la prossima settimana un po' di contatto, aspetti la fine, guardi... No, è chiaro, si va a fare un discorso in cui ci va un minimo di tranquillità da parte di tutte e due, perché il giorno prima, il giorno dopo una partita mi sembra difficile andare a affrontare questi argomenti. Io perlomeno caratterialmente non ho la testa per farlo, poi se c'è chi ci riesce. Ma l'idea deve stare. Ma io l'ho detto espressamente anche sabato dopo la partita, io qui sto bene e ci rimarrei molto volentieri. È chiaro, se questa squadra sta facendo bene, se soprattutto continuerà a far bene, bisogna che ci sia un programma che possa proseguire questo tipo di percorso.